È un dipinto che riassume, secondo me, tutta la sua poetica. Innanzitutto guardiamo l'attenzione al paesaggio, guardiamo che cosa raffigura. C'è una piccola chiesa, un paesino, però si nota la chiesa perché si vede l'alto campanile, vedete al centro. C'è un cipresso, il primo piano, che inquadra quasi tutta la scena, vedete? Trova sulla sinistra e c'è un'assonanza, se potete vedere, tra il campanile e il cipresso. Tutte e due sono due forme allungate che ci invitano a guardare verso il cielo, no? E poi c'è un cielo che è completamente ondulato, un cielo mosso, mosso con dei vortici. Ci dà quasi un senso di vertigine, no? Il senso di una vita, potrei dire io, tormentata la sua, perché non ha avuto mai la soddisfazione di vendere qualcosa, mai la soddisfazione di avere un'amicizia stabile. E poi sapete, la sua vita terminerà suicidandosi, insomma. Potremmo dire che in questo dipinto lo anticipa proprio anche quello che sarà l'espressionismo. E lui, sentite cosa dice nella lettera, dice: ho un terribile bisogno di religione. Allora esco di notte e dipingo le stelle. Questo è quello che dice al fratello. Sentendo questo forte bisogno di religione, lui pensa che guardando il cielo naturale, lui arriva a Dio. In questo cielo, vedete la stella accanto al cipresso? È il pianeta Venere, è la stella più luminosa. In questo cielo che lui dipinge alla fine di maggio e primi di giugno del 1889. Considerate che era effettivamente al massimo della sua luminosità Venere, così come ce l'ha rappresentata Van Gogh. Lui sta soggiornando all'ospedale di Saint-Rémy, nel sud della Francia, in questo periodo e quindi vive un momento anche molto problematico della sua vita. E questo, vi dicevo, secondo me è la summa, potremmo dire, di tutta la sua poetica, di tutto il suo modo di dipingere. Considerate che lui dice che rimase sveglio 3 notti per seguire il pulsare di Venere. E quindi per restituirci questo senso anche di aspirazione all'infinito. E guardate, le colline sono come delle acque dilavanti, sembrano quasi scivolare via, no? E questo cielo con questa tecnica con dei vortici. La tecnica comunque è quella sempre del plein air, della pittura all'aria aperta. Però in questo dipinto, a differenza dei dipinti degli impressionisti, che in un certo senso ci rappresentano la realtà da un punto di vista oggettivo, la realtà così com'è, come aveva fatto anche Courbet, rappresentava la realtà oggettiva, gli impressionisti senza denunciare socialmente i problemi della società, dei lavoratori, ma tutt'altro, rappresentano la realtà oggettiva, uno sguardo superficiale che a Van Gogh non piace, rappresentano colori, la vita parigina, i boulevard, i bar, i caffè o quello che volete, ma invece Van Gogh vuol rappresentare qualcos'altro, vuol rappresentare, dicevo, questa energia che esiste nell'universo e la magia di un cielo notturno. Considerate che questo cielo, la volta celeste, è 2/3 del dipinto. Un terzo rimane al piccolo villaggio, al paesaggio di case che lui conosce e a un fitto bosco che si vede appunto subito dietro. Veniamo ora anche a altre opere, per esempio questa è una chiesa, siamo già nel 1890, l'anno, vi dicevo, in cui Van Gogh poi si toglierà la vita, no? Ecco, questa chiesa è a pochi chilometri da Parigi e qui troviamo un dinamismo, come troviamo, abbiamo visto anche nella notte stellata, no? È interessante perché la chiesa è il simbolo della stabilità per eccellenza, no? Le colonne portanti, E qui invece lui ci raffigura, vedete l'immagine, no? Reale della Chiesa, è simbolo di solidità, di forza, di fede. E qui invece lui ci raffigura una Chiesa tutta tremolante, al pari del cielo anche le architetture diventano tremolanti. Il paesaggio, guardate, ci sono nei dipinti di Van Gogh, trovate sempre due strade, non una strada sola, perché non sa mai la direzione da scegliere. E io potrei interpretarlo, questo senso di dinamismo, di movimento, non è tanto la chiesa fisica di per sé, materiale, la realtà oggettiva che avrebbero rappresentato gli impressionisti, ma in realtà è una realtà soggettiva. Qui lui ci sta rappresentando in un certo senso la chiesa come nucleo di fedeli. Potremmo sentire quasi le loro preghiere che salgono al cielo.